Generale Savio, la mia esperienza vaccinale a Ischia tra efficienza organizzativa e carenza di comunicazione su eventuali effetti collaterali. Parliamo di vaccini e di scuola. Innanzitutto i vaccini, abbiamo parlato delle oltre 1700 persone vaccinate a Ischia nell'ultimo fine settimana, e nel frattempo ha condiviso la sua testimonianza anche il nostro Gennaro Savio, che è stato sottoposto alla vaccinazione come operatore termale. Allora, noi lo abbiamo in collegamento perché le sue riflessioni hanno acceso anche un dibattito sui social. Gennaro, buonasera. Innanzitutto, come stai? Perché sappiamo che c'è stata qualche reazione al vaccino. Raccontaci poi di questa esperienza, dalle tue parole che ci hai anticipato, aspetti positivi, ma qualcosa da migliorare. Sì, buonasera Vincenzo, buonasera a tutti i telespettatori. Innanzitutto devo sottolineare l'ottima efficienza organizzativa che ho riscontrato presso l'Istituto Scolastico Telese di Ischia in occasione delle circa 1700 vaccinazioni che sono state effettuate. Però al tempo stesso devo altresì sottolineare la totale carenza di informazioni, per esempio, e di comunicazione verso gli utenti dal punto di vista prettamente sanitario, e anche una procedura che io personalmente reputo un po' anomala, cioè quella di vaccinare tutti senza provvedere al rilevamento della temperatura corporea, della pressione arteriosa e anche, perché no, diciamo, della saturazione. Io che, diciamo, generalmente effettuo il vaccino stagionale, posso garantirti che il mio medico curante all'atto del vaccino misura la pressione, semmai ti sente anche le spalle, dunque si accerta che effettivamente, diciamo, sei in condizioni di poter vaccinarsi. E poi la totale, dicevo, mancanza di comunicazione sanitaria, ad esempio, sugli eventuali effetti collaterali, fosse altro, ecco, per tranquillizzare coloro che si vaccinano. Io sono uno di quelli che ha avuto una reazione abbastanza violenta, con febbre molto alta, brividi di freddo da tremare come una foglia, dolori estesi in tutto il corpo, stanotte anche un po' di difficoltà respiratorie. Fortunatamente oggi sto meglio, anche se stasera qualche linea di febbre è ritornata a salire. E dunque quello che chiedo, ecco, diciamo, è maggiore comunicazione e soprattutto scegliere, diciamo, di dare maggiore sicurezza a coloro che si vaccinano attraverso la misurazione della febbre, della pressione e quant'altro sia possibile fare. Per quanto riguarda questo, la macchina organizzativa, Gennaro, come è andata? Insomma, se hai riscontrato anche delle problematiche, o se invece è andato tutto per il meglio, dato che hai vissuto molto, soprattutto l'ultima giornata delle vaccinazioni? Ma erano velocissimi. Io, diciamo, in 20 minuti quasi ero fuori, quindi da questo punto di vista qui una macchina organizzativa, devo riconoscere, impeccabile. E il post che ho pubblicato oggi su Facebook ha alimentato un dibattito giusto anche sulle priorità delle persone da vaccinare in Italia. Addirittura ci sono over 80 che non sono stati ancora vaccinati. Io dico che in questo momento l'isola di Cuba ci sta dando una lezione, un vaccino etico che costa pochi centesimi, che a fronte di 11 milioni di abitanti verrà prodotto in 100 milioni di dosi da distribuire anche ai turisti per una Cuba Covid free e anche ai paesi poveri. Qui invece siamo in una stiamo assistendo a una lotta intestina tra gli affari di varie case farmaceutiche, quindi tardano ad arrivare i vaccini nel nostro paese, e anche a una guerra tra poveri, a chi deve essere vaccinato prima e a chi deve essere vaccinato dopo. L'augurio è che veramente ci sia una svolta e che il nostro paese si doti immediatamente delle dosi necessarie affinché possano essere vaccinati
tutti coloro che lo vogliono. È una questione di civiltà a cui non possiamo fare a meno di adattarci. Bene, grazie, grazie a Gennaro Savio, lo salutiamo, alla prossima. Ciao, grazie Vincenzo, buona serata.